Allora, sta per piovere veramente tantissimo, però vorrei parlarvi di un paio di cosette che ho usato e anche finito nel mese di maggio 2015. Allora, ci sono prima di tutto delle provine. C'è una provina di doccia gel Active Dusch Gel, c'è scritto qui di Veleda, o come sento dire nella pubblicità tedesca Veleda. Io mi sento un po' a disagio a dire Veleda, ma penso sia soltanto una questione di abitudine, ma a quanto pare è così che si dovrebbe dire. E questo è il doccia gel da uomo nella versione piccina piccina. Di questo ve ne ho già parlato almeno un altro paio di volte, perché infatti è tra le profumazioni Veleda, facciamo così che almeno in questo segmentino dico Veleda, è tra le profumazioni Veleda che mi piacciono di più. Se non forse quella che mi piace di più in assoluto, infatti la profumazione di base sarebbe la lavanda, però è una lavanda molto molto accettabile. Ho detto diverse volte, a me la lavanda non piace assolutamente per niente. Questo tra l'altro è il doccia gel da uomo, anche nella delicatezza a contatto con il corpo e con la pelle. Questo doccia gel è piuttosto decisamente più che passabile, laddove altri doccia gel di Veleda sono, perlomeno per la mia pelle, troppo seccanti, troppo secchevoli. Seccanti, boh. Se il doccia gel avesse un umore, sarebbe un umore seccante. No, sono secchevoli. Invento così gli aggettivi e le terminazioni degli aggettivi, le attacco a caso, a seconda di come mi dice la testa. E qui tra l'altro c'è l'inci del cosino del doccia gel. Io mi sono trovata molto bene, l'avevo detto già altre volte, ed è il mio preferito insieme al doccia gel per i bambini piccini nel tubone giallo. Altra cosa che ho usato nel mese di maggio 2015 è stata questa provina. Questa è una provina di Tautropfen ed è la linea di Tautropfen che si chiama Amea Toscana con la K. Era contenuta qui dentro questo piccolo deplianino fatto in questa maniera, e avevo trovato questa provina in un supermercato bio. Qui c'è anche l'inci a cui potete dare un occhiata. Allora, che cos'era questa cosa? Questa cosa è un gel molto molto liquido. Forse qui dentro ce n'è rimasto un pochino, così posso farvi vedere l'aspetto di questo gel. Ammazza, l'ho usato proprio tutto tutto tutto, non ce n'è rimasto. Ah, no, ecco qua. Ci è rimasto poco poco pochino. Il gel è fatto in questa maniera, ha un odore come di ha una specie di odore come di, come dire, di arancia alcolica, di liquore all'arancia, di ripieno di cioccolatino liquoroso agrumato, quindi un odore che a me tendenzialmente non piace per niente, Madonna, cioè, ha un odore che per me è una puzza. E si assorbe molto molto velocemente, si distribuisce sul corpo molto molto velocemente. Che cosa ci ho fatto io con questa provina, che tra l'altro mi è durata un bel po'? Ci ho diluito crema e corpo troppo spesse, troppo ricche, troppo corpose, troppo difficili da spalmare sulla pelle. In particolare la crema che ho, una delle due creme per il corpo che ho usato durante il mese di maggio 2015, e su cui non mi dilungo perché poi all'interno di questo stesso video ne parlo altrove, la crema di 100% pure alla menta, teoricamente, all'odore di menta e cioccolata. E siccome è una crema troppo spessa, è molto molto, sì, è molto molto ferma ed è difficile distribuirla sul corpo, allora l'ho diluita un po' con questo, e con questo ha funzionato bene. Devo dire che l'odore di questo, che mi è abbastanza insopportabile, e l'odore della crema corpo, che è abbastanza mal riuscito, devo dire, purtroppo, almeno per quanto riguarda i miei gusti, insieme invece hanno creato un nuovo odore, questa volta abbastanza decente, non tra i miei preferiti comunque, ma abbastanza decente.
Avevo preso questa provina dal supermercato bio, sebbene io già dal colore sapessi perfettamente che questo non può essere un qualcosa per me, sia perché appunto pensando nella vita non mi troverò mai a comprare questo affare perché agrumi a me non interessano per niente, gli agrumi non mi interessano veramente per niente e quindi mi prendo una provina così nella provina magari riesco a tollerare il prodotto perché so che tanto mi dura poco, mi finisce subito, come infatti è stato. Ma poi avevo preso questa provina perché ero curiosa di vedere se c'era una somiglianza con un altro gel di Tautropfen, che è il gel della linea blu, che in questo momento non mi ricordo come si chiama. Tautropfen, a proposito, Tautropfen fino gocce di rugiada significa in tedesco. Fino a poco tempo fa, fino a un 4-5 anni fa, era una ditta a sé stante, abbastanza piccola, a conduzione piuttosto familiare ed era una ditta che faceva dagli anni 70, tra l'altro, prodotti interamente naturali e certificati, una delle primissime. E poi Tautropfen in difficoltà è stata acquisita dal gruppo Anne-Marie Berlind. E niente, e adesso è la linea chic certificata e realmente naturale di Anne-Marie Berlind ed è l'unica linea di Anne-Marie Berlind vendibile all'interno dei supermercati bio. I supermercati bio, lo ripeto ancora una volta, tedeschi, fino a qualche anno fa vendevano tranquillamente tutti i prodotti di tutte le linee Anne-Marie Berlind, poi però si sono dati una regolamentazione grazie alla quale i prodotti di Anne-Marie Berlin, la maggioranza dei prodotti di Anne-Marie Berlin, non essendo certificati, non avendo una certificazione ufficiale, sono venduti, hanno smesso di essere venduti nei supermercati bio, però è rimasta questa linea. E niente, c'è la somiglianza effettivamente con il gel blu ha un odore strepitoso, il gel da corpo blu della linea blu, l'unica di Tautropfen, ha un odore strepitosamente buono, perlomeno secondo me. La somiglianza c'è, nel senso che la consistenza è molto molto simile. A me continua a piacere il gel blu, questo arancione, di questo arancione non me ne importa assolutamente niente, ma il gel blu ha il difetto, come anche questo e come anche tutti i prodotti di Tautropfen, tutti hanno il difetto di costare un bel po'. Ora, nella fattispecie del gel blu, al verde è uscita proprio in questi giorni per l'estate con uno spray rinfrescante per il corpo che tra le altre cose è anche idratante che ha anche in combinazione ha in abbinato un gel doccia e addirittura un deodorante spray e l'odore è lo stesso identico odore del gel e della crema per il corpo e di tutta la linea blu di Tautropfen. Quindi per quanto mi riguarda io flirtavo, se così si può dire, con la linea blu di Tautropfen più che altro veramente solo per l'odore, non mi capita mai, ma quello era un odore che a me piace tantissimo. Ecco, adesso non ho più bisogno di flirtare con qualcosa di costoso perché al verde mi dà la stessa cosa e con lo stesso identico preciso odore a qualcosa come 12, 13, 15 euro di meno. Va bene. Nel mese di maggio 2015 ho usato anche questa face lotion rose di Rose, per dirla alla tedesca, di Martina Gebhardt. Questa l'ho usata al posto della Ginseng Lotion. Sono tutte e due lo stesso tipo di cosa, sono la stessa identica cosa. Che cosa posso dire? Posso dire, dunque, lì c'è scritto qui dietro, ne ho tagliato un po' la bustina, però lì c'è ancora, credo, perfettamente leggibile. E a parte forse qui proprio l'inizio, inizio, inizio, ma non ci manca niente, cioè, comincia qui, Linci, comincia da acqua. E cosa posso dire? Posso dire che la lozione alla rosa ha di diverso rispetto alla lozione al ginseng,
Allora, prima di tutto l'odore, perché qui è più intenso ed è decisamente un odore di rosa molto molto tipico di prodotti alla rosa di Martina Gebhardt. Io ho usato già anche la crema da viso alla rosa di Martina Gebhardt, cioè non è la prima volta che uso queste cose, ma mi piace di tanto in tanto comprare le bustine, così giusto per rincontrarmi costantemente nel tempo con tanti prodotti di Martina Gebhardt. Senza dover stare lì per forza a comprarli e ad impegnarmici per mesi e mesi comprando confezioni più grandi. La bustina a volte mi basta per ricordarmi che cos'è un prodotto e se mi piaceva e mi piace ancora, oppure se mi piaceva ora non mi piace più, oppure se non mi piaceva prima non mi piace anche adesso, insomma. E dunque l'odore è diverso chiaramente, è diversa anche un po' la ricchezza, la densità, nel senso che la lozione alla rosa mi sembra leggermente più densa, ma è una questione più che di densità, veramente di ricchezza. È più ricca la lozione alla rosa nella sua consistenza, è più ricca sul viso, dà una sensazione di maggiore ricchezza sul viso e forse tutto sommato anche di leggero soffocamento. Io devo dire, la linea alla rosa di Martina Gebhardt l'ho usata per molto tempo e sono tornata ad usarla svariate volte. Però poi alla fine, oggi come oggi, più o meno non la uso praticamente più perché continuo ad usare invece altre cose. Continuo ad usare o i balm, il winter balm, sapete, io sono appassionata gigantesca, oppure la propolis cream, sempre di Martina Gebhardt, oppure ecco per esempio la linea al ginseng, sia la crema nel vasetto sia questa nella bottiglietta. Questi sono oramai i miei classici. Tuttavia è stato piacevole rincontrare la rosa con questa bustina che ricordo ancora una volta, io ho pagato, la dico sempre questa cosa, perché in Germania comunque le bustine si comprano e si pagano proprio soldi. Con questa bustina ci ho fatto penso 3-4 giorni usando una quantità accettabile, ossia non troppo eccessiva, ma neanche troppo minuscola sulla faccia. E niente, questo è tutto quello che devo dire sulla Rose Face Lotion di Martina Gebhardt. Nel mese di maggio 2015 ho gloriosamente finito questa mini confezione di cremina Veleda alla Weisse Malva, alla Malva Bianca. Era una cremina per la faccia senza profumo. In realtà questa crema un odore ce l'aveva e come, ed era questa la cosa un po' più antipatica perché ha un odore di ingredienti cosmetici che insomma non è dei migliori, anzi è devo dire veramente un pochino stomachevole. E come ho finito questa crema? Ho finito questa crema miscelandola alla crema per le gambe di Verde Sativa, si chiama Verde Sativa, di cui vi parlo più avanti in questo video, e l'ho finita usandola anche come crema per le mani, però devo dire come crema per le mani questa crema si è rivelata estremamente spessa e appiccicosa. E anche estremamente puzzolente perché la quantità che io ho messo sulle mani è stata una quantità più grande della puntina che originariamente serviva sulla faccia e quindi le mani stanno comunque un po' vicino alla faccia, vicino al naso e l'odore si sentiva prepotentemente e questa cosa non mi piaceva per niente. Ad ogni modo, finalmente questa cremina è finita. Comunque, peccato perché non è una crema malvagia, solo anzi è anche ben tollerata dalla mia faccia. Quando la usai all'inizio sulla faccia era anche ben tollerata dalla faccia, solo che proprio cioè, l'odore bah, è veramente un cattivo odore, seriamente. Ed è un odore di ingredienti cosmetici, niente di più, niente di meno. Buonasera, benvenuti nella parte con la faccia del video dei favoriti del mese per quanto riguarda i prodotti da corpo, capelli, faccia, del mese di maggio. Comincio con un trionfo di beige e comincio anche con
comincio anche dicendo che sì, effettivamente, vedete alle mie spalle la fiammella che brucia allegramente e diffondendo un calore veramente veramente piacevole qui dentro il boiler dietro di me, ma mi vedete anche con lo sciarpone, perché infatti in questo momento fa freddo, ci avviamo verso l'estate, ne sono a conoscenza, però non ci posso fare niente, mi trovo su suolo tedesco. E allora, detto questo, adesso posso cominciare con la carrellata di tante cose di cui voglio parlarvi e comincio con un trionfo di bed. Questi sono tutti i badger che ho usato a profusione nel mese di maggio. Comincio con quello che ho usato di meno. Voi sapete che questo, il Night Night Balm, è uno dei miei badger preferiti in assoluto, e io lo uso sia per annusarlo durante la giornata, praticamente quasi mai per addormentarmi o per permettere a me stessa di autoconciliarmi il sonno, perché come ho detto tante volte, io per dormire dormo, non ho bisogno di annusare dentro una scatolina di latta di badger, non ho veramente difficoltà a dormire. Casomai ho difficoltà qualche volta a trovare la strada del letto e della camera da letto, però una volta finalmente essermi messa a letto, boom, dormo senza nessuna difficoltà. Dormo dopo praticamente forse 12 secondi di video di YouTube. Incomincio a guardare un qualche video di YouTube e mi sveglio direttamente la mattina dopo con il video finito. E quando lo ricomincio da capo, a un certo punto riesco a capire dove più o meno, qual è il punto in cui più o meno ho perso i sensi. Quindi per addormentarmi non ho problemi, no, però uso spessissimo, l'ho detto tante volte, uso spessissimo questo badger per calmarmi durante la giornata. Per tutto l'inverno l'ho portato nella tasca del cappotto e infatti ne mostra segni di usura, non so se riuscite a vedere qui sul bordino che si è un po' scolorito, ma per il resto questo badger è veramente indistruttibile. Per fare un paragone, no? Senza voler dire niente di male, però per fare un paragone, queste scatoline di badger, ma mi sono volate per sbaglio dappertutto 150 milioni di volte, ce ne fosse una che riporti ammaccature consistenti. Voglio dire, qui c'è un'ammaccatura minuscola, microscopica, ma è l'unica dopo 150 milioni di volte in cui veramente questo badger è caduto. Un'altra scatolina che è caduta, un po' simile ma anche un po' diversa, però anche un po' simile come concetto di scatolina, è la scatolina della crema mani alla menta e al limone di La Saponaria. Anche quella scatolina mi è caduta a terra veramente tante volte e mostra su se stessa tutti i dolorosi segni di ogni singola caduta, nel senso che quella scatolina è diventata, non è più una scatolina, è un'ammaccatura a forma di scatolina, anzi un'ammaccatura che mostra vagamente di essere stata una volta, molto tempo fa, una scatolina. Ecco, queste sono differenze che non fanno niente, non tolgono niente a ciò che c'è dentro le scatoline, che però insomma io ho notato e di cui mi andava in questo momento di spontaneamente, o come si dice in tedesco, spontan, mi andava di parlarvene così en passant, come dico sempre. Dunque, durante il mese di maggio però sono stata più calma del solito, oppure la gente mi ha fatto traballare le staffe meno del solito, perché infatti ci sono state giornate in cui io questa dietro non me la sono portata per niente. Invece, come l'ho usata prevalentemente quelle poche volte in cui mi sono truccata e conseguentemente anche struccata, perché mi piace moltissimo a fine struccaggio, con la faccia grondante, dopo essermi lavata la faccia, dopo essermi tolta il trucco con lo struccante della situazione. Poi adesso fra poco vi parlo di uno struccante nuovo che ho usato, cioè nuovo per me. Dopo poi aver usato lo struccante, dopo essermi lavata la faccia rigorosamente con il sapone, poi a faccia grondante mi piace tantissimo spalmarmi sulla faccia una nocina di questo, sia perché ci mette tantissimo tempo ad assorbirsi, quindi va massaggiato molto a lungo, e per me
questo massaggio dopo lo struccaggio, struccaggio ultimato, è veramente un riappropriarmi di me stessa tramite il massaggio, e secondo me fa veramente un gran bene alla faccia, e sia poi perché qui c'è un leggero effetto rinfrescante, si può dire distendente. Un participio presente assurdo e inesistente, non parlate come parlo io, perché vi ritrovate veramente in trappole, in trappole linguistiche un po' strane. È distensore, ma insomma, è rilassante, questo volevo dire più che altro, il frescore che c'è qui dentro, il frescume, sempre per parlare sempre peggio, è rinfrescante ed è rilassante di conseguenza. Quindi questo è stato il modo in cui io ho usato prevalentemente questo badger, che però per me, da me, è stato usato nel mese di maggio tutto sommato meno del solito. Invece un badger che ho usato più del solito nel mese di maggio, e ve ne ho parlato anche in altri video, è stato questo, il Cheerful Balm. Il Cheerful Balm, a volte Cheerful Mind Balm, la testa è contenta, non il balsamo. Il Cheerful Mind Balm è stato un balsamo di cui io per mesi non sento il bisogno, poi improvvisamente ci faccio amicizia di nuovo, rinnovatamente, così di tanto in tanto, anche in questo caso spontaneamente. E il Cheerful Mind Balm nel mese di maggio mi è piaciuto perché ha una profumazione agrumata che teoricamente non dovrebbe piacermi per niente, perché io sono veramente tanto tanto nemica delle profumazioni agrumate. L'unica profumazione agrumata che io sia disposta a tollerare, reale, non artificiale, artificiale non mi interessa, non mi piace, è la profumazione del lime, però quello vero. Per il resto delle profumazioni agrumate sono stata già poco amica durante tutta la vita, ma man mano che passano gli anni, poi in questo periodo specialmente, veramente non mi interessano per niente. Questa è agrumata, però curiosamente mi piace. Mi piacerà probabilmente sia perché non c'è solo un odore agrumato qui dentro, ma c'è un non so che di frizzante. E questa nota frizzantina è stata ciò che mi ha fatto cercare questo balsamo durante il mese di maggio, veramente tutto il tempo. Allora il balsamo da tasca veramente nel mese di maggio è stato questo. Questo specialmente la mattina presto, appena arrivata al lavoro, poco prima di incominciare a lavorare, quando incominciano ad arrivare i primi problemi della giornata, che davvero sono problemi senza senso, e tu dentro di te pensi: ma io che cosa ci sto facendo qui? Come mai mi trovo qui? Aiuto! Aprite una finestra, c'è un posto che posso martellare per uscire da questa vignetta di questo ridicolo fumetto che è diventato la mia vita. Ecco, siccome non riesco a trovare la finestrella da martellare o il buco da fare nella vignetta, apro la scatolina di badger e intanto annuso la frizzantezza e penso: vabbè, adesso tutto sommato puoi stare ancora qualche giorno in questa ridicola e comica vignetta che è diventata l'assurdità che è tutto sommato a questo punto la tua vita. Ecco fatto. E quindi il badger Cheerful Mind Balm nel mese di come si chiama, nel mese di maggio. Notate per cortesia che questa è la versione grande e questa è la versione piccola, no? Perché infatti le versioni sono svariate. Io comprai all'epoca, vi parlo ormai di un paio di anni fa, tutti e due questi badger sul sito di Eccoverde. Tra l'altro il Cheerful Mind Balm non esiste più nella versione scatolina piatta, ma esiste in una versione che secondo me è più comoda, che è la versione in stick, come se fosse un balsamo labbra gigante, ovviamente stavo per dire un burro cacaone, e lo devo dire perché mi fa troppo ridere, ma insomma è proprio come se fosse un balsamone gigante. Ma tanto che io dica burro cacaone o che io dica balsamone gigante, cioè sempre nello stesso tipo di doppio senso andiamo a ficcarci. Quindi l'altro badger che ho usato veramente tantissimo, questo è quello che ho usato più di tutti durante il mese di maggio, è stato senza dubbio questo,
Questo è il Creamy Cocoa Moisturizer che io fortunatissimamente avevo comprato ancora sul sito di Ecoverde più di un anno fa, pochissimo prima che stessero per toglierlo dal commercio europeo, e adesso me lo sto godendo e non ce n'è per nessuno, cioè adesso è il momento di questo e non mi interessa niente di niente altro, cioè lui è l'unico, veramente lui è l'unico, io proprio ho una relazione simbiotica con questo Creamy Cocoa e infatti ne comprerei volentieri un altro, primo se il dollaro fosse più favorevole all'euro e secondo se i prodotti Badger si vendessero ancora, se questo tipo di prodotto Badger e altri anche si vendessero ancora in Europa, ma magari presto la situazione cambierà e presto questi prodotti torneranno ad essere venduti anche in Europa, chissà. Naturalmente bisognava aspettare il momento in cui il dollaro diventava più potente e quindi per noi europei i prodotti Badger sarebbero costati di più, no? Giusto quando succede questa brutta cosa, ecco che magicamente tornano i prodotti Badger ad essere venduti anche in Europa. Vabbè, e piccola nota così, sempre, queste sono sempre le piccole, no, le quisquiglie che mi piace notare. Qui dentro c'è un odore fantasticissimissimissimissimissimo di misto tra burro di cacao, che non sa esattamente di cioccolata, anche se molti lo pensano, e di olio d'oliva. Questo è il tipo di odore sprigionato da questa cosa. Quando io mi ero trovata a fare un composto fatto di 2-3 ingredienti, tra cui burro di cacao, olio di sesamo e poi anche olio d'oliva, avevo notato che l'olio di sesamo accentuava in una maniera molto molto accattivante l'odore del burro di cacao e quindi la prossima volta che mi troverò a rifare il composto burro di cacao, olio d'oliva, olio di sesamo e eventualmente anche cera d'api e eventualmente anche qualcos'altro che si troverà a passare momentaneamente, abbonderò di nuovo di più in olio di sesamo, perché veramente l'olio di sesamo secondo me ha il bel potere di accentuare meglio l'odore del burro di cacao. Che ci ho fatto con il Creamy Moisturizer nel mese di maggio, come anche negli altri mesi, vedete intanto come va via, no? Va via a spatolinate, perché infatti spatolinate mi ricorda preoccupantissimamente il nome di Sandro Spadolini, si chiamava Sandro Spadolini, ma vi ricordate Spadolini? Oh mio Dio, che ricordi, cioè quella che era una chiacchierata spensierata fra amici, basta una parola e si trasforma in un incubo malefico. Mi ricordo le vignette satiriche con Craxi e Spadolini, vabbè, ma questi sono altri discorsi. Come potete vedere, dicevo, questo sta andando via a suon di spatolinate, no? Le spatolinate con la T che stanno scavando la scatolina, perché io tutte le mattine a faccia grondante, appena uscita dalla doccia mattutina, spalmo per prima cosa questo e ne spalmo una puntina di spatolina. Io credevo di aver portato qui anche la spatolina, ma invece non è vero, boh, chissà dove l'ho lasciata, non lo so. E quindi mi spalmo una puntina di Creamy Cocoa Moisturizer che va lavorato un po' sulle dita per essere sciolto al punto giusto da essere poi spalmato e massaggiato sulla faccia, e massaggia che ti massaggia, a un certo punto, dopo un po' di tempo, finalmente si assorbe e poi successivamente applico un'altra crema leggera. Un'altra crema leggera che prevalentemente nel mese di maggio è stata la lozione al ginseng di Martina Gebhardt, che non vedete qui in questo momento perché l'ho dimenticata in un altro posto, ma non è stata solo la lozione al ginseng di Martina Gebhardt, perché ho avuto il grande piacere di usare anche un paio di volte, 3, 4, 5 volte durante il mese di maggio, questo
Questo è un qualcosa di veramente molto molto nuovo. Io l'ho comprato sul sito di Eccoverde e in realtà non l'ho comprato per me perché questo è da uomo. Però ho avuto il grande e bel piacere di poterlo provare anch'io e mi piace tantissimo. Questa è una cremina giallognola sufficientemente fluida. È una crema dopo barba, vedete che c'è scritto Aftershave Balm, un balsamo dopo barba, balsamo, ma in realtà è una lozione perché è una crema fluida. Con menta e rosmarino. Non si sente tanto l'odore della menta, si sente forse leggermente l'odore del rosmarino, ma non è l'odore del rosmarino pianta quanto l'odore dell'olio essenziale di rosmarino. È un odore molto tenue, molto calmo, molto concentrato su se stesso. Questa crema ha un odore strepitoso, che è un odore estremamente piccolo, è un odore estremamente contenuto, a malapena percettibile, un odore di Kräuter, Kräuter sono erbe, spezie in tedesco, ma è un odore nella sua delicatezza a malapena percettibile, è un odore che ha un'intensità leggera, calma, misurata. È un odore realmente molto molto saggio, mi piace tantissimo l'odore piccolo, minuscolo, quasi impercettibile di questa crema. Me ne piace tantissimo anche l'effetto. Questa crema si spalma e si asciuga, la perlata tra le dita sembra una crema ricca, poi in realtà spalmandola si capisce che si assorbe molto molto in fretta. E la perla si pensa, boh, non lo so se questa crema riesce a proteggere a sufficienza la mia pelle. E poi invece sì, e poi invece è una crema non solo enorme protettrice della pelle, ma fa una faccina vellutata, una cosa strepitosamente bella. Infatti mi piacerebbe provare in futuro anche la crema da donna di Sonnentoa. Sonnentoa significa portone del sole, tradotto letteralmente, perché Sonnen è il sole, Sonne è il sole, Toa sarebbe il portone più o meno. Sonnentoa io lo traduco in questa maniera. Fino a qualche tempo fa faceva solo spezie da bere, ossia tisane e tè. E anche qualche biscottino così per accompagnare, qualche biscottino ludico per accompagnare i tè. Poi invece da un po' di tempo, da pochissimo tempo, ho incominciato a fare anche creme e cose per la cura della persona. Di creme da donna ce ne sono due. E ce n'è una più leggera, una più ricca. Considerando che questa, che è la crema da uomo, secondo me è già sufficientemente ricca, cioè va più che bene per una persona come me, mi immagino che la crema da donna in versione ricca sia enormemente ricca. L'inci di questa crema è un inci, naturalmente, questi sono prodotti bio con un inci perfettamente a posto. L'inci è scritto qua dietro, però potete andarvelo a vedere sul sito di Eccoverde. Veramente mi piace davvero davvero tanto questa crema, mi è piaciuta tantissimo, non vorrei ridarla a chi me l'ha prestata. E mi stavo dimenticando che c'è ancora un badge. Nel mese di maggio sono tornata a usare questo, mentre nel mese di aprile avevo più usato un altro balsamo per labbra che è della marca di Alterra e che tornerà irgendwann, ossia in un qualche momento del tempo. Irgendwann significa in un qualche momento del tempo in tedesco. Perché non l'ho ancora finito, c'è ancora un pochino, però per il mese di maggio sono tornata a questo. E per quanto io alcune volte mi trovi comunque ad apprezzare altri balsami per le labbra, quasi non rendendomi conto, poi torno a una cosina come questa e ogni volta che me lo metto dentro di me penso, però vedi, cioè ci sono dei motivi per cui io sono così attaccata ai badger. Questo a me piace tantissimo, l'odore calmo di vaniglia che c'è qui dentro, anche qui. Questo è il balsamo alla vaniglia del Madagascar. L'odore non è di vaniglia vanigliosa, che pure a me piace molto, a me piacciono tante declinazioni di vaniglia. Se guardate indietro tra i miei video, c'è anche proprio un video fatto apposta che si intitola qualcosa proprio la vaniglia in tutte le sue declinazioni, qualcosa del genere.
A me piacciono tutti gli odori di vaniglia, me lo sono appena spalmato sul nasino, che è una cosa che faccio anche molto spesso. A me piacciono tutti gli odori di vaniglia, anche quelli più finti, perché sì, perché mi piacciono. È l'unico odore che tra l'altro riesce ad oltrepassare le barriere delle mie intolleranze nasali ultimamente. Però questo è un odore di vaniglia estremamente calmo, estremamente posato, molto autentico e mi piace tantissimo, ma poi mi piace tantissimo soprattutto il modo in cui questo balsamino così piccino si prende cura delle mie labbra, si prende cura del mio contorno naso, ma anche del mio contorno occhi. Mi piace veramente tanto questo affare, veramente carino, carino, carino. Se c'è una cosa che non hai e che mi piacerebbe che avesse, dovrebbe essere un po' più di brillantezza sulle labbra, ossia nel momento in cui io porto da solo questo balsamo labbra sulle labbra e basta, chiaramente mi piacerebbe se potesse essere un po' più brillante, non lucido, perché lucido corrisponderebbe ad essere oleoso in un modo che sicuramente non mi piacerebbe, ma un po' più brillante mi farebbe veramente tanto piacere, ma è già perfetto così com'è. Infatti, naturalmente, presto lo ricomprerò. Sono stata lì lì per ricomprarlo. Ho fatto vari acquisti nel mese di maggio sul sito di Eccoverde e tutte le volte sono stata lì lì per ricomprare questo balsamo. Poi però c'è da dire che io ho in scorta veramente 3-4 balsami che non ho voglia di cominciare, di cui non sono più curiosa di tanto e che però in momenti stupidi del tempo ho comprato e che adesso devo assolutamente usare. Poi me ne sono arrivati due in regalo, ne ho uno di Burt's Bees che mi è arrivato in regalo, ne ho uno di 100% Pure che ho ricevuto anche in regalo con un ordine che ho fatto, ne vedete traccia in uno dei recenti video haul, ne ho uno di Vivi Verde Coop che non ho nessuna voglia di cominciare ad usare, ma che dovrò presto cominciare ad usare perché ce l'ho lì in scorta da un bel po' di tempo, insomma non mi è sembrato il caso di fare una stupidaggine, di comprare un altro badger perché sapevo che se avessi comprato un altro badger l'avrei anche usato right away invece di usare i balsami che ho in scorta. Con che cosa mi sono struccata nel mese di maggio del 2015? Solitamente mi vedete sempre parlare, ce n'è traccia in tanti video miei passati, mi vedete sempre parlare di un balsamino struccante della Alterra che è piccino piccino in una scatolina bianca col tappotto rosso, con il tappo rosso, col coperchio rosso e quello è il balsamino struccante dell'Alterra, ossia una cosa cremosissima, untuosissima con cui a me piace tantissimo struccarmi. Però invece nel mese di maggio al supermercato bio un giorno mi sono accorta che c'era questo. Questa è la versione mini di uno degli struccanti della Cartier. Questa è la soluzione micellare struccante viso, occhi e labbra alla rosa e all'aloe vera. C'è scritto anche in inglese. Questa è la soluzione micellare, come la chiamano la Cartier. E per me è stata una sorpresa enorme, gigantesca. L'ho comprato così perché indugiavo al supermercato bio che mi posso comprare quando in realtà non voglio comprare niente. Do sempre un'occhiatina al reparto delle confezioni mini perché non si sa mai. Aggiungono sempre, specie ultimamente, nuove confezioni mini. E infatti c'era questa. È la mia prima, è costata 2,50 euro, una cosa del genere. È la mia primissima e unica finora soluzione micellare in assoluto nella mia vita, non ne avevo mai provate altre. Quindi è stata una sorpresa enorme il momento in cui ho scoperto che un batuffolo di cotone intriso, tra l'altro intriso per sbaglio, perché io pensavo che qui sopra ci fosse un tappino per far uscire poco prodotto. Invece vedete che non c'è nessun tappino, c'è soltanto il buco, ed è un buco largo. Quindi io allegramente ho rivoltato questa bottiglietta sul cotoncino, sul dischetto di cotone, esploa! È uscita una marea di prodotto, no? È uscita praticamente la metà di ciò che ho consumato finora.
è uscita tutta insieme, tutta in una volta, la prima volta che ho usato il contenuto di questa bottiglietta, per errore, per sbaglio. Comunque quel pezzo di cotone, quel dischetto di cotone intriso di soluzione micellare, in 3 secondi mi ha struccato tutta la faccia, completamente, ma veramente completamente. Io sono rimasta così. Sono corsa dalle altre persone che erano nell'appartamento con me in quel momento e sono andata a dire: "Oh, guarda, mi ha struccato tutta la faccia!" Con il dischetto di cotone, quelli mi guardavano. Si riguardavano fra di loro come per dire: la ragazza qui non è tantissimo normale. Una grande contentezza. Poi, man mano, settimana dopo settimana, mi sono abituata. Proseguendo, nel mese di maggio ci sono stati anche due prodotti di una serie. Ci sono state due coppie di rispettivamente due prodotti, perché giustamente se sono coppie, di marche uguali, ossia due marche uguali che io ho usato rispettivamente ogni marca con due prodotti. Non so se riesco a farmi capire. Allora, una marca è la marca Go and Home e l'ho usata con questi due prodotti, ma sentirete parlare nel futuro ancora da me di Go and Home perché recentemente ho acquistato ancora altri prodotti di Go and Home, un po' per me, un po' per regalarli. E quindi, cosa dire di questa marca? Questa è una marca austriaca che secondo me è molto equilibrata perché fa prodotti interamente naturali con inci non pregiati, ma tuttavia con un prezzo basso e con delle pretese molto evidenti e molto chiare. Cioè sono prodotti per tutti i giorni, sono prodotti molto semplici, sono prodotti fatti per funzionare quotidianamente senza aspettarsi grandissime cose e comunque avendo sotto mano un inci completamente naturale che non è pregiatissimissimo, ma comunque non è neanche mediocre. Questo secondo me, i prodotti di Go and Home, secondo me hanno un inci mediamente migliore sicuramente delle marche al terre e al verde, questo proprio senza ombra di dubbio, ad un prezzo che però è identico ai prezzi di al verde e al terra, cioè per un prezzo piccino piccino uno si porta a casa dei prodotti che hanno un inci leggermente migliore, è fatto in una maniera più sensata, forse anche perché i prodotti di Go and Home sono il parco prodotti di Go and Home è un parco prodotti ridotto, non ci sono 100.000 prodotti come invece ci sono per Alverde sicuramente. Alterra fa meno prodotti che infatti sono vagamente migliori dei prodotti Alverde, però insomma il livello è sempre piuttosto bassino. Tra l'altro la ditta che fa Go and Home fa anche altre due ditte, una si vende anche su Ecoverde e si chiama Sport Is qualcosa, una cosa del genere, e non la trovate sulla lista alfabetica di Ecoverde alla S perché la ditta, cioè la linea della stessa marca che fa Go and Home e che si chiama Sport Is o qualcosa del genere, comincia con un cancelletto, il cancelletto come il bottoncino del telefono, il tasto cancelletto, e quindi la trovate sotto nella lista alfabetica su Ecoverde, la trovate lì dove c'è il cancelletto. Spero di essermi fatta capire perché vedo che più passano i minuti e più il mio modo di esprimermi diventa abbastanza nebuloso. Allora, qui la marca che fa Go and Home si chiama Pure Green Brands GmbH sarebbe il modo in cui le ditte chiamano se stesse, come quando in Italia si dice SPA, ecco, in Germania si dice GmbH. E allora la marca sotto cui va anche Go and Home, anche Sport Is, e c'è anche un'ulteriore marca che però è una marca che si trova principalmente nelle spa dei paesi parlanti lingua tedesca, è la marca che si chiama Pure Green Brands GmbH.
E allora, che cosa ho usato io nel mese di maggio? Ho usato prima di tutto l'emulsione lavante, la cleansing emulsion. L'emulsione lavante, la Reinigungsemulsion, se la vogliamo dire per quanto mi riguarda con un vocabolo nostalgico, io ho usato per 3 anni una Reinigungsemulsione che era la Reinigungsemulsione dell'Alterra, mi è piaciuto molto usarla, l'ho usata con molta contentezza, poi a un certo punto l'inci è cambiato, l'odore è cambiato, il tutto in peggio. Anzi, l'inci era cambiato in meglio, però comunque contenendo un nuovo odore peggiore rispetto a quello di prima. E anche la consistenza, nonostante l'inci fosse cambiato stranissimamente in meglio, anche la consistenza dell'emulsione si era fatta diversa in un modo che non mi piaceva più. E insomma si è rovinata l'emulsione dell'Alterra. E quindi gira che ti rigira, dopo aver fatto molte prove, alla fine sono approdata alla cleansing emulsion di Going Home, che mi è piaciuta molto perché è praticamente identica alla Reinigungsemulsione dell'Alterra. L'odore è un odore che non mi piace particolarmente, non mi è particolarmente simpatico, è un odore bruttino di limone frizzante, però veramente la consistenza è proprio uguale, cioè una crema cremosa a sufficienza, senza essere troppo unta e troppo oleosa, con cui io mi lavo la faccia tutte le mattine sotto la doccia, niente di più, niente di meno, un qualcosa di quotidiano, di efficace e che mi piace veramente molto, la cleansing, l'emulsione cleansing di Go and Home. Questa in versione piccola è costata 2 euro e qualcosa, 2,49 euro mi sembra, in versione grande costa 4 euro, cioè cosa c'è meglio di questa? Veramente vi invito a lavarvi la faccia con questa, perché se vi lavate la faccia con questa voi vedrete che con il tempo la vostra faccia migliorerà anche la sua situazione brufoli, perché spesso i brufoli arrivano strappando troppo sebo dalla faccia, usando per lavarsi la faccia spume, saponi, cose che sono troppo aggressive e che strappano via dalla faccia tutti gli oli naturali della faccia, per cui poi la faccia reagisce comportandosi istericamente. Non avete capito quello che ho detto? Fa niente, lavatevi la faccia con questa per 1 mese, 2 mesi e vedrete che la vostra faccia migliorerà sicuramente. Ora, non sto dicendo che dovete fare per forza un lavaggio di faccia con questo, lavatevi la faccia con quello che vi pare, ma che sia un'emulsione che non contiene robaccia saponosa. La robaccia saponosa, il sapone può avere un senso, però secondo me non per lavarcisi la faccia. Non su una base regolare, ecco, mettiamola così. L'altra cosa di Go and Home che ho usato durante il mese di maggio è stato questo è un doccia schiuma. Mi ha dato un po' fastidio il fatto che questi due siano quasi uguali come colore, quindi mi dovevo ricordare sempre nella doccia di mettere questo in una posizione e questo in un'altra posizione, perché la mattina quando mi faccio la doccia senza occhiali, senza lenti a contatto, ho capito che sono due gradazioni di verde diverso, però ci si può confondere. Questo come doccia schiuma fa un mucchio di schiuma a cui io non ero più abituata. Teoricamente ci si potrebbero lavare anche i capelli con questo, io però non ho mai provato e non mi interessa. L'odore è limonoso perché siamo condannati a questo tipo di odore che piace tanto alle ditte che parlano lingua tedesca, vorrei dire solo alle ditte tedesche, però questa è una ditta austriaca e a quanto pare piace anche agli austriaci l'odore di agrume, ma chissà poi perché, perché gli agrumi non sono propri né dell'Austria né della Svizzera né della Germania, però probabilmente dentro le narici degli austriaci, degli svizzeri e dei tedeschi l'odore di agrume sa di vacanza mediterranea ed è per questo che da tutte le parti ci devono buttare l'odoraccio schifoso. Scusate, di agrumi. A me purtroppo non piace per niente l'odore di agrumi, quindi ovviamente sono di parte e sono dalla mia parte, dalla parte di chi
non ama gli odori agrumati. Se ancora ancora potrei tollerarli nell'agrume vero e proprio, che comunque ormai per me è diventata anche una cosa poco avvicinabile, perché proprio ho un'intolleranza abbastanza spiccata nei confronti degli agrumi, a parte a quanto pare al momento il lime, come ho più volte detto. Però proprio per quanto riguarda gli odori aggiunti dentro i cosmetici, cioè non se ne può più dell'odore di agrume. Ma che cosa è? Come si deve fare? Come si deve farlo capire alle ditte cosmetiche di lingua tedesca? Boh. Un'altra cosa che ho usato, comunque insomma posso fare lava, per lavare lava. Forse l'unica cosa che ho da dire leggermente a sfavore di questo coso per lavare è che il risciacquo avviene con un po' di secondi di troppo, nel senso potrebbe essere un qualcosa che si risciacqua più velocemente e quindi rimane un pochino scivoloso, viscidino sulla pelle e il risciacquo non è veloce, veloce, veloce come invece si richiede ad un qualcosa con cui uno si fa la doccia la mattina, quando ogni minuto e ogni secondo è molto, molto prezioso. E, però nel mese di maggio ho finito anche qui. E rieccomi, mi era finita la scheda di memoria come sempre. Dicevo, però, nel mese di maggio mi è finito anche questo. Questo era un balsamo doccia, un balsamo doccia di una ditta svizzera. Praticamente nel mese di maggio mi sono fatta la doccia con l'Austria e con la Svizzera. E questa è una ditta svizzera della catena di supermercati che si chiama Migros, scritto anche qua dietro. E la marca è IM. Però in realtà sono due marche, ora non mi ricordo neanche più bene perché queste sono ricerche che avevo fatto a suo tempo, ossia oltre un anno fa. La marca che si chiama IM, che è venduta al Migros, catena di supermercati svizzera, è comunque una marca naturale di prodotti interamente naturali, certificati in Natru, certificatino che a me non piace tantissimo, però non fa niente. E questo mi era stato riportato in regalo insieme ad una crema per le mani, da Stefan oltre un anno fa. Finalmente l'ho usato tutto, l'ho anche finito. Questo affare ha abbastanza irrilevante odore, secondo quello che c'è scritto qua sopra, di noce di cocco e vaniglia. In realtà qui dentro c'è un odore molto molto artificiale di zuccheroso femminile fanciullesco, ecco. Tuttavia questo odore non è troppo invadente, non si sente neanche più di tanto mentre uno si sta facendo la doccia. Il balsamo è piacevole da usare e da distribuire sulla pelle nella maniera più assoluta, non secca per niente. È un balsamo bello corposo, non è un doccia schiuma, non fa neanche infatti schiuma più di tanto. Forse si rischia di usarne un po' troppo, appunto perché si ha l'impressione che non esca a sufficienza o che non si distribuisca a sufficienza, ma in realtà sono tutte chiacchiere, perché io l'ho usato durante veramente tutti i giorni di tutto il mese di maggio, fino a un certo punto, quando poi è finito e sono passata a questo, e mi sono trovata più che bene, senza veramente nessunissimo problema. Certo, però, questo non è il massimo del massimo, cioè ci sono tante cose molto molto migliori. Io in scorta ho ancora un Amla Neroli di Cadì che non vedo l'ora di cominciare e devo ancora cominciare anche però il doccia schiuma di 100% pure all'eucalipto, ma credo proprio che il prossimo che comincerò quando avrò finito questo sarà il body wash, come lo chiamano alla Cadì, di Cadì, perché mi manca troppo, perché l'ho pensato tanto durante tutto quest'anno in cui non l'ho usato. Come crema per il corpo, come crema per il corpo, questo mese ho usato ben tre creme per il corpo. Allora, una è questa, la Never Ending Crema per il Corpo di Alterra, natalizia, risalente al Natale del 2013. Questo faceva parte di un pacchetto edizione natalizia che conteneva anche, come sempre, come tradizione, sia all'Alterra sia all'Alverde, anche un doccia schiuma e una crema per le mani. Doccia schiuma, crema per
per le mani non mi interessano, solitamente li regalo, e mi tengo sempre la crema per il corpo che invece mi piace molto. Quest'anno però non ho comprato l'edizione 2014 perché mi sono resa conto che gli incidi al terra sono peggiorati, quindi non avevo bisogno di mettermi sul corpo la versione natalizia della crema da corpo di al terra. Questa comunque era la versione natalizia del 2013. L'inci potrebbe essere molto migliore perché qui dentro purtroppo c'è olio di soia. Sarebbe evitabile. Noi europei dovremmo esigere ai prodotti cosmetici contenenti ingredienti interamente naturali di essere fatti con ingredienti migliori della soia, dei derivati della palma e del cocco e dei derivati del mais. Noi abbiamo in Europa veramente la possibilità di mettere nei prodotti cosmetici contenenti ingredienti interamente naturali tanti, ma tanti di quegli ingredienti che l'intero pianeta ci invidia, no? E che però non si sa che fine fanno, perché nei nostri cosmetici interamente naturali sempre di più questi ottimi ingredienti europei non ci sono, ma c'è monnezza che è lo scarto dello scarto di ultimissimo grado che ci si può augurare di trovare dentro un prodotto cosmetico. Figuriamoci poi un prodotto cosmetico interamente naturale, cioè è una vergogna tutto questo, e noi dovremmo rifiutare, ma rifiutare, quei prodotti cosmetici contenenti derivati della soia, derivati della palma e del cocco. Io ci metto dentro derivati anche del mais, anche se il mais tutto sommato, facendo un discorso ben dettagliato, sarebbe anche e ancora accettabile, ma insomma comunque dentro i cosmetici contenenti ingredienti interamente naturali in Europa ci dovrebbe essere altra roba, altri ingredienti molto ma molto migliori rispetto all'immondizia che c'è ormai negli ingredienti dei cosmetici naturali di oggigiorno. Tuttavia questa crema è una crema che a me piace molto, mi piace molto perché l'odore è realmente naturale ed è di cardamomo fondamentalmente, ed è un odore veramente veramente buono e realmente seriamente naturale. Io sono un'affezionata e un'appassionata di cardamomo, conosco, ho una relazione veramente molto stretta con la polvere cardamomo, che fosse per me metterei da tutte le parti, molto più della cannella e molto più della vaniglia. A me piace molto di più il cardamomo che non la cannella o che non la vaniglia, e quindi posso assicurare qui dentro c'è realmente cardamomo e l'odore è esattamente l'odore del cardamomo. Ciò mi piace molto. Mi piace molto anche il fatto che sia una crema che si spalma molto molto velocemente ed è estremamente poi piacevole nell'effetto che fa sulla pelle, perché è un vellutante per la pelle, un vellutante senza essere troppo pesante per la pelle. Molti vellutanti lo sono purtroppo, e insomma, cioè, a parte la schifezza olio di soia, questa è una crema che comunque per la quantità di soldi microscopica che è costata, irrisoria che è costata, è una crema che va più che bene ormai da tanti mesi, prima o poi finirà. Nei miei video, rieccomi, stavolta erano finite le batterie, e dicevo, nei miei video trovate traccia nel passato più volte di creme natalizie dell'Alterra che poi io ho usato appassionatamente nel corso di mesi e mesi e mesi, e mi è sempre dispiaciuto quando poi finalmente alla fine sono finite, finalmente alla fine è stato molto bello da dire. E un'altra cosa che ho usato per il corpo, ma in realtà per le gambe, è stata questa crema di verde sativa che avevo comprato durante l'estate in Italia nel negozio Timiama di Pescara, nel negozio di Roberta. Io e Roberta ci chiedevamo perché creme con inci identico avessero però confezioni diverse. Io a questa domanda non so rispondere, magari se sapete rispondere voi lasciate un commento qui sotto con appunto la risposta. Questa comunque si chiama crema piedi e gambe
defaticante. Durante l'estate avevo usato questa crema, un po' era stata di aiuto, un po' mi aveva creato sollievo alle gambe, ma non più di tanto. Ho ricominciato e per questo poi a un certo punto, via via poi che si entrava nell'autunno e poi nell'inverno, avevo smesso di usarla. Ho ricominciato ad usarla nel mese di maggio e l'ho usata prevalentemente sulle gambe, ho ficcato dentro le gambe anche i glutei, già che mi ci trovavo. Allora, questa è una crema che è una crema molto leggera, è una crema di colore giallognolo, questo è il suo colore, se riuscite a vederlo. È una crema fluida che si spalma molto molto velocemente, veramente 3 secondi, è una cosa veloce veloce, che però non secca le gambe, questo lo apprezzo moltissimo. È una crema che altro dire, è una crema che però purtroppo ha una puzza veramente veramente ai limiti del sopportabile per quanto mi riguarda, perché è un odore particolarmente pungente. Particolarmente un odore sì, pungente e intenso. Fortunatamente non troppo intenso e fortunatamente non rimane troppo sulla pelle, però comunque c'è un odore che veramente a me non piace per niente. Qui dietro leggete l'inci se riuscite a leggerlo, altrimenti andate su uno dei siti su cui si trovano i prodotti di Verde Sativa e leggete da soli. A me piacerebbe tanto se si trovassero i prodotti di La Saponaria e di Verde Sativa sul sito di Eccoverde. Se si trovassero i prodotti di La Saponaria sul sito di Eccoverde, io mi metterei veramente a saltare, perché La Saponaria è una ditta che mi sta simpatica, una ditta che mi è simpatica perché è una ditta marchigiana, e quindi a me, cioè, le Marche è una regione che mi piace tantissimo, le Marche sono una regione che mi piace tantissimo, i marchigiani anche, mi sono sempre piaciuti, le marchigiane mi sono simpatiche, i marchigiani mi piacciono proprio, faccio gli occhi a stellina mentre lo dico, e chi ha avuto a che fare con me nel corso della vita sa perfettamente di che cosa sto parlando. Gli altri si attaccano e quindi mi piacerebbe tantissimo se si vendessero i prodotti di La Saponaria sul sito di Eccoverde, ma finora non è ancora successo. Ad ogni modo, io adesso sto parlando di Verde Sativa. Dunque, questa è una crema piacevole da usare, che alliscia molto le gambe e che provoca nel corso della giornata al rilascio graduale un formicolio all'interno della gamba. A me è capitato più volte durante il mese di maggio, mi sono messa questa crema, poi sono partita a camminare, sono andata a camminare e mentre camminavo mi prudevano tantissimo le cosce. Poi l'ho raccontato a più persone, che hanno avuto a che fare con me nel corso della giornata. E due persone in particolare mi hanno detto: eh sì, quella è la circolazione che si attiva e per quello ti dà la sensazione di prurito all'interno delle cosce. Buh. Io prima questa sensazione di prurito non ce l'avevo, adesso ce l'ho, l'unica cosa che è cambiata è questa crema, quindi questa crema evidentemente in qualche modo riattiva o mette in moto in maniera potenziata la circolazione. Cosa dire? Cosa devo dirvi? Malaleuca alternifolia oil, vedo che c'è qui dentro. Boh, potrebbe essere lei insieme a Hypericum perfuratum extract, boh, che forse fa questo odore, centella, c'è di tutto qua dentro. Ci sono veramente tante cose, tutte queste cose messe insieme fanno un odore che a Valentina non piace e che comunque Valentina sopporta di buon grado, però potrebbe essere un odore migliore. Se non ci fosse proprio un odore sarebbe il massimo. Però mi rendo conto, ci deve essere un odore, volevo dire, perché comunque è necessario, con tutte le cose che ci sono qui dentro, necessariamente sbuca fuori questo odore molto intenso e molto pungente. Vabbè, però non mi piace, veramente non mi piace. L'altra cosa che la crema mi piace, non fraintendete per cortesia, la crema mi piace, mi ci trovo bene, ho riscontrato l'effetto di cui ho appena finito di parlarvi. L'unica cosa che non mi piace, ma è un mio gusto personale, privato, soggettivo, è l'odore. Va bene, ci siamo capiti, speriamo.
L'altra crema che ho usato nel mese di maggio, e qui mi ricompongo perché insomma qui devo fare un discorso, è stata la crema di 100% Pure. Non so se riuscite a vedere in controluce, ma qui il controluce non si vede. Io in controluce, mettendo la crema tra la fotocamera e me, vedo che ne ho usato esattamente così, ce ne manca così. Mi prende un coccolone al pensiero che devo usare ancora tutto questo. Questa è la crema alla menta e cioccolata Yummy Ice Cream Body Cream Mint Chocolate Chip. C'è scritto qui, non so se riuscite a leggere. Sul davanti c'è un gelatino, c'è la fogliolina di 100% Pure e dietro ci sono questi due pupazzetti un po' alieni. E questa crema attira l'attenzione di tutti quelli che entrano nel mio bagno. Tutti quelli che entrano nel mio bagno poi escono e dicono: senti, non ho resistito, ho dovuto aprire la crema, l'ho dovuta annusare perché due pupazzetti mi hanno attirato troppo l'attenzione. Boh, hanno attirato troppo la mia attenzione. E vabbè, parliamo di questa crema. Poi che c'entra il pupazzetto con la fragolina sulla testa? Cioè, questo lo posso capire perché è verde. Potremmo dire è travestito da menta questo pupazzetto, ma questa pupazzetta non è travestita da cioccolata e quindi, boh, vabbè, è questa pupazzetta. Dunque, che cosa dire di questa crema? Questa crema è thick, thick. Questa crema è spessa e ferma. Dicevo, la crema per spalmarsi si spalma, però rimane molto pesante sulla pelle. Prima che si assorba in realtà completamente ci vuole un po' di tempo. L'odore non è dei migliori, nel senso che è effettivamente un odore di menta e cioccolata, però è un odore di menta e cioccolata molto particolare. È un odore di after eight, però è la parte meno mentolata dell'after eight, è più cioccolatosa, di un cioccolato che comunque è fondente e delle note olfattive del cioccolato c'è soltanto la parte, come dire, mi viene da dire la parte scura, non riesco a descrivere bene, cioè qui non ci sono dolcezze, in questo odore manca la dolcezza, ma manca anche realmente nell'odore la freschezza della menta. Non posso però allo stesso tempo negare che l'odore del cioccolato e della menta c'è ed è precisamente quello che dovrebbe essere. Però ripeto, per essere un odore staccato dalla fisicità da mangiare della vera cioccolata alla menta, manca una nota dolce e una nota fresca, cioè questo odore di cioccolato e di menta per andare in giro staccato dalla cioccolata che si mangia realmente dovrebbe essere purtroppo artificialmente potenziato nella sua dolcezza e nella sua freschezza, perché così com'è è un reale odore di cioccolato e di menta, però non è che sia un buon odore. E se addirittura penso che questa è pensata come crema per i bambini, penso numero uno, poveri bambini che devono andare in giro tutti un po' appesantiti da questa crema che comunque è una crema pesante, e numero due, poveri bambini che devono andare in giro con sto odore addosso. Dunque, questa è una crema che comunque è costata quello che è costato, perché se non ricordo, se non erro, questa mi è costata qualcosa come 18 euro, che incomincia ad essere un prezzo, 17-18 euro, una cosa del genere, che comunque è tanto. Qui dentro c'è anche tanto prodotto, perché ci sono 236 ml di prodotto, che è tanto rispetto a una crema europea, che di solito si trova intorno ai 150-200 ml di prodotto. Però veramente mi viene un coccolone tutte le volte che penso al giorno in cui finalmente finirò questa crema, che sarà fra anni. Cioè. Poi nel mese di maggio, nel tentativo di diluirla un po' e di renderla più scorrevole, più spalmabile, meno pesante, con un odore migliore, l'ho mescolata a tutto quello che mi capitava per le mani. L'ho mescolata a svariate cose e continuerò a farlo nel tempo, perché mi rende l'esperienza crema per bambini di 100% Pure un pochino più sopportabile. Ciao!
cioè, ho sbagliato, no? Si sbaglia nella vita. Del resto, se non la compravo e se non la provavo, non potevo sapere se stavo sbagliando oppure no. Avrei potuto dire tutto questo con l'ausilio dei congiuntivi e dei condizionali, ma non l'ho fatto, ho usato l'imperfetto e va bene così. Nel mese di maggio ho usato anche questi due sono due cosi della ditta slovena Biopark, specializzata nell'imbottigliamento di materie prime provenienti un po' da tutto il pianeta, e ho detto tutto. Allora qui abbiamo davanti due piante che si troverebbero tranquillamente anche in Europa, e però gli oli essenziali mescolati qui dentro, miscelati qui dentro, provengono tutte e due dall'India. Allora questo è l'Organic Pine Needle Hydrosol. L'idrosol, come ci piace dirlo all'italiana, di aghi di pino, e quest'altro è l'idrosol, o l'acqua odorosa, come l'ho ribattezzata io in qualche video fa, l'acqua odorosa di aghi di abete. Allora questa aveva l'odore più promettente, ma in realtà è quella che mi piace di meno, perché per qualche motivo lo spruzzino qui, cioè l'acqua odorosa, nel tragitto che fa dentro la cannuccia dello spruzzino fino al fuoriuscire dal buchino, diventa puzzolente di muffa. Io non so come questo sia possibile, sviluppa un profumo, cioè un odore muffoso, ma se io apro la boccetta e annuso qui dentro, c'è un odore perfettamente balsamico e perfettamente piacevole. Poi però richiudo questo, spruzzo ed esce un odore cattivo. Io veramente non so come sia possibile, non me lo so spiegare. Quest'altro, voi avete visto con me nel video haul che lo spruzzino, quel supportino, era sigillato ed era dentro la sua plastica, veramente non me lo so spiegare. Invece quest'altra, l'acqua odorosa di aghi di pino, questa per forza di cose è stata quella che ho usato più frequentemente, perché ha un odore migliore, ha un odore in realtà in generale meno piacevole, altrettanto fresco ma meno balsamico e un po' più pungente, e però tutto sommato è un odore molto più piacevole. Queste acque odorose, c'è anche da dire, non rimangono nell'aria, cioè una volta spruzzate le si sente nell'aere giusto durante e per il momento in cui sono state appena spruzzate. Quindi cosa dire? Dire che queste due acque odorose sono un flop oppure sono un successo, né l'uno né l'altro. E insomma, quindi Biopark. E poi alla fine, finalmente questo video si avvia alla conclusione, alla fine vorrei parlarvi degli shampoo che ho usato nel mese di maggio. Per qualche strano scherzetto del mio cervello, stavo per dire nel mese di gennaio, perché E allora, il primo shampoo che ho usato è stato questo, lo shampoo alla menta e alga di 100% Pure. Confermo quello che già avevo avuto occasione di dire nel corso dei favoriti del mese scorso e anche nel corso del video in cui parlo di tutte le routine per quanto riguarda tutto ciò che compone il mio corpo, ossia questo è uno shampoo estremamente delicato, e nella sua estrema delicatezza e nella sua enorme quantità di succo di aloe vera è molto piacevole da usare, ha questo odore di menta anche molto piacevole, e che però non è, per me questo è un odore di menta che si limita ad essere solo un odore, laddove invece avrebbe potuto tranquillamente, per quanto mi riguarda, essere anche un frescore oggettivo che tocca e che si sente addosso sulla pelle, ma invece no, questa è una menta che non ha nessun effetto effettivo sulla pelle. Tuttavia un odore di menta molto molto piacevole, fa una schiuma anche molto piacevole, che non è troppa né troppo poca. L'esperienza del lavaggio dei capelli con questo shampoo è un'esperienza completamente piacevole, e l'unica cosa è che questo shampoo
non lava veramente molto bene i capelli. E purtroppo io dopo 2 o 3 giorni, dopo che ho lavato lo shampoo con questo capelli, dopo che ho lavato i capelli con questo shampoo, sono costretta a rilavare i capelli, cosa che non mi succedeva da un'infinità di tempo, perché da quando uso i prodotti interamente naturali, contenenti ingredienti interamente naturali, ero arrivata tranquillamente al punto che mi lavavo i capelli una volta alla settimana e andava benissimo così. Con questo shampoo non è assolutamente possibile, perché proprio i capelli si sente che diventano non unticci, però diventano piatti e impregnati di sugo capellare. Ecco, se mi permettete il modo di parlare giocoso. Allora, qual è stato l'altro shampoo che ho usato nel mese di maggio? È stato ovviamente questo, lo shampoo della Santé. Ho parlato 1 miliardo di volte degli shampoo della Santé. Questo lava come si deve, senza troppe pretese, con un inci normalissimo, senza infamia né lode. Io ho comprato questo per 1,50 euro. Molte persone, anzi, mi hanno lasciato capire dai commenti che hanno lasciato sotto i video che credono che questo shampoo si venda in Germania veramente per 1,50 euro. No, signori, non è così. Vedete questa etichettina del prezzo? È in arancione fosforescente. Sapete perché c'è il colore arancione fosforescente? Perché per segnalare il fatto che è un prezzo speciale, non è un prezzo normale. Se avesse avuto un prezzo normale, prima di tutto non ci sarebbe stata l'etichetta sopra, ma sarebbe stata l'etichetta attaccata non sul prodotto, ma sullo scaffale del reparto a cui questo prodotto appartiene. E insomma, per farla breve, questo shampoo è costato 1,50 euro. Perché l'ho comprato nel momento in cui l'edizione limitata, perché vedete qui c'è scritto Limited Edition, oltre un anno fa era ormai obsoleta, stavano per togliere questo shampoo dal commercio e quindi gli ultimi esemplari li stavano svendendo a prezzo ridotto. Ma in realtà gli shampini della Santé costano comunque meno che in Italia, perché giustamente in Italia gli shampini della Santé non sono italiani, sono un prodotto straniero. Ci sono dovuti arrivare in Italia e per arrivare in Italia giustamente il prezzo deve essere necessariamente superiore perché non ci sono venuti a piedi in Italia. No? E poi ci sono i costi del distributore, cioè voglio dire tutta una serie di costi aggiunti, ma in Germania, dunque lo shampoo della Santé costa in Germania necessariamente meno che in Italia, ma comunque non così poco come 1,50 euro. Gli shampoo della Santé costano, a seconda delle drogherie e dei supermercati in cui vengono venduti, tra i 3,90 euro e i 4 euro e qualcosa, che è diverso dal costare 1,50 euro. Ecco, questa cosa volevo chiarirla. E poi l'ultimo shampoo che ho usato anche nel mese di maggio è che però è quello che mi è piaciuto di più. È questo è uno shampoo dell'Alterra. Gli shampoo dell'Alterra esistono da tanto tempo, io non li prendo mai in considerazione perché perché anni fa mi ero fissata a voler usare solo shampoo con la certificazione BDIH, e gli shampoo dell'Alterra non ce l'hanno questa certificazione, solo uno ha la certificazione BDIH. Quindi quando all'epoca mi ero fissata con questa cosa, avevo squalificato gli shampoo dell'Alterra e poi ho continuato a squalificarli. In realtà recentemente mi è capitato di comprare questa mini confezione dello shampoo idratante, Feuchtigkeitsshampoo significa appunto shampoo idratante, al melograno e aloe vera per capelli secchi e strapazzati. E questo shampoo mi è piaciuto tantissimo perché questo shampoo fa veramente un effetto visibile sui capelli lavati che è quasi sulla strada in direzione dello stesso effetto, non è lo stesso effetto, però si avvia sullo stesso tipo di effetto
che fanno gli sciampi di Aubrey Organics. Voi sapete che ho sempre detto gli sciampi di Aubrey Organics, tra tutti gli shampoo contenenti ingredienti interamente naturali, sono gli unici shampoo di mia conoscenza ad avere veramente la capacità di fare effetti speciali sui capelli. Allora, questo zitto zitto, piccolo piccolo, fa veramente un effetto di brillantezza sui capelli, e parlare di brillantezza sui miei capelli ha veramente un significato grosso, perché i miei capelli di natura non sono mai stati brillanti, sono più che altro un capello finto riccio, più che altro stopposo, lanuginoso, grezza sono io ma il mio capello, lasciamolo in pace, è solo gretto, non è grezzo. E quindi parlare di lucentezza, di brillantezza grazie a uno shampoo sui miei capelli, insomma, qui stiamo già parlando di risultati grossi. E in più dà una morbidezza a tutta la capigliatura, che è una morbidezza veramente piacevole, ma anche un tipo di ondulato, cioè è veramente bello l'effetto che fa questo shampoo sui capelli. Mi immagino che effetto farebbe se io mi trovassi in un clima adriatico umido, che sarebbe il mio clima naturale e in cui solitamente i miei capelli diventano un po' meno gretti e un po' più imboccolati. Mi immagino che se io usassi questo shampoo da quelle parti, avrei veramente un effetto proprio bello bello. Infatti, quando finalmente mi ricapiterà di andare in Italia, vorrei portarmi dietro questo shampoo, già solo veramente per vedere l'effetto che fa in un clima umido, come dico io, umido e a favore del capello riccio, come dico io, come piace a me. A me piace tantissimo l'umidità, perché mi fa diventare i capelli ricci, ma ricci veramente. Sapete quando si dice nelle pubblicità questo detersivo fa i piatti da così a così, è uguale con i capelli. L'umidità mi fa diventare i capelli ricci in una maniera spaventosamente bella, cioè l'umidità sarà antipatica, farà male alle ossa, farà la pelle appiccicaticcia, però fa i capelli belli, su questo non ci piove, perlomeno i miei capelli. E con queste convinzioni tipicamente valentiniane il video è finito. Io finalmente mi posso rimettere qui la mantellina, che in realtà è uno sciarpone, un infinity scarf avanzato dall'inverno, dall'interno certo, e che io continuo a mettermi perché oggettivamente fa un po' freddo. E quindi questo video finalmente chilometrico infinito è finito, non mi sembra vero, e quindi io me ne vado, scendo da questo video perché non ne posso più di parlare, e vado a scolarmi 2,5 litri d'acqua. Ciao, grazie per aver seguito fin qui, ciao. E io? Una maglietta fantastica. Ciao. Cosa c'è sulla maglietta? Un uovo. E insieme all'uovo? Pancetta? Yeah. Un pezzo di pancetta, una fetta di pancetta. La colazione dei campioni. Sì. Ciao. Ciao.